Andrea Antonacci, pivot del Forio Basket, domenica una sconfitta a Monopoli che sicuramente vi penalizza un po' anche a livello di classifica. Sì, sicuramente era una partita molto importante perché è praticamente uno scontro diretto, una delle dirette interessate per salvezza play-out, magari anche dare uno sguardo ai play-off. È stata una partita complicata, comunque abbiamo iniziato male, ma abbiamo avuto una grande reazione, solo che alla fine non è bastato perché abbiamo preso troppo svantaggio all'inizio. Comunque penso che abbiamo dimostrato il cuore di questa squadra, che tutte le volte riesce a tornare in partita. Adesso cercheremo di migliorare nell'ultimo step, in cui cercheremo di portare a casa i 2 punti. Domenica prossima un'altra importante partita al Pala Casale. Sì, assolutamente. Verrà Torrenova, che è una squadra che ha dimostrato di avere grandissime capacità. È una squadra che è più su in classifica rispetto a quello che ci si immaginava magari rispetto all'inizio dell'anno, ma è una squadra che ha vissuto più momenti legati al Covid e che in maniera un po' scaramantica, non lo dovrei dire, ma sta passando un periodo di difficoltà e noi cercheremo di approfittarci di questa cosa in questo momento. Una partita comunque difficile in un momento della stagione dove la vittoria è importantissima, se non indispensabile. Sì, assolutamente, comunque questo è il periodo della stagione in cui si delinea un po' chi vuole guardare alla parte superiore della classifica e chi invece dovrà lottare per la salvezza, quindi conquistare 2 punti in questo periodo sarà fondamentale. Questo campionato si sta caratterizzando per l'incredibile equilibrio che c'è un po' fra tutte le squadre e ciò è dimostrato dalla classifica corta. Forse per questo è uno dei campionati più difficili. È difficile effettivamente trovare tanto equilibrio in un campionato. Sì, assolutamente. Questo girone è particolarmente complicato sotto questo punto di vista. Ogni squadra può vincere sia contro la prima in classifica che può perdere contro l'ultima in classifica. Questa è una cosa molto particolare del nostro girone e che lo rende, secondo me, il girone più difficile del campionato, perché ci sono squadre come Sant'Antimo, che è una squadra di assoluto valore, o magari Molfetta, che sono ottave, none, che magari in altri gironi sarebbero più alte. Quindi secondo me è un campionato di tutto rispetto, un girone di tutto rispetto. Tu non sei ischitano, è la prima volta che giochi qui a Ischia. Come trovi l'isola? Ti piace? Fantastica, la conoscevo pochissimo, non immaginavo fosse così grande, non immaginavo che avesse tutti questi posti nascosti e viverla 24 ore su 24, 7 giorni su 7 ti dà la possibilità di conoscere effettivamente che cosa significa vivere su un'isola che già di per sé è un'esperienza. E in più vivere a Ischia, che è un'isola bellissima. Tu già c'eri stato anche come turista? Sì, avevo dato una piccola occhiata, ma un giretto in barca, niente di più, insomma.